the day, then the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going. Stasera abbiamo questa opportunità del concerto che ci hanno offerto dalla Marina Militare Italiana, che ringraziamo moltissimo, non solo per la bravura ma per la loro dedizione e la loro dedizione anche a questa motivazione che ci unisce. E ringraziamo anche Padre Giorgio e tutti i monaci camaldolesi che ci ricevono qui, ci accolgono non solo fisicamente ma anche da mesi, ci accolgono con il cuore. Noi il 27 di ogni mese abbiamo qui una preghiera, una meditazione tra persone di varie religioni proprio per la pace, e questo secondo lo spirito di Assisi. Grazie. Allora adesso, prima di entrare nel vivo del concerto, il concerto che in qualche modo si avvicina anche al nostro momento di preghiera e di spiritualità, perché si irradia orizzontalmente tra di noi, si irradia verso l'alto, verso il cielo, e proprio per questo abbiamo chiamato amici e rappresentanti delle varie grandi tradizioni religiose che ci diranno un pensiero, una breve preghiera dedicata al tema della nostra invocazione per la pace. E cominciamo con l'amico Maurizio Pivelli. È interessante perché nella tradizione ebraica è conosciuto come il salmo dell'amicizia, e proprio perché appunto è pieno di questi contenuti, e viene cantato generalmente in occasione dello Shabbat. Lo Shabbat è il giorno più importante del calendario ebraico, durante il quale ci si astiene da tutta una serie di attività che modificano lo stato delle cose, proprio per permetterci di riappropriarci di quelle cose che sono invece naturalmente alla nostra portata, e quindi i rapporti umani, sociali, con le persone più vicine a noi. Bene, adesso Zubeide, come rappresentante della comunità musulmana, ci offrirà un pensiero di lui, una grande personalità della spiritualità islamica che è conosciuto ovviamente da molti di voi. Ecco, do la parola a Zubeide dell'Istituto Tevere Prudiano. Clemente e misericordioso, sia lode al Signore dell'Universo che ci ha creato e costituito in tribù e nazioni affinché potessimo conoscerci. Nella generosità e nell'aiuto degli altri, sì come un fiume, nella compassione e nella grazia, sì come il sole, nel nascondere le mani. Ecco, adesso ci spostiamo con la preghiera che viene dalla spiritualità induista. Abbiamo prima Shivaraj e poi Kabir subito dopo.
Buonasera a tutti, sono uno Shanti Mantra, cioè un mantra che è l'invocazione della pace. Grosso modo significa fa che ogni cosa che entra nel mondo trovi amicizia e felicità, fa che ogni essere che entra agli altri esseri, agli animali, al pianeta e a tutto quello che esiste, non ci sarà mai la pace nel mondo, forse non ci sarà mai. Adesso lo recito. Delizia le nostre orecchie con la melodia della tua parola
e proteggici tutti nella fortezza della tua provvidenza. Tu sei il forte e il potente, tu sei il perdonatore e tu sei colui che annuncia ai falli di tutta l'umanità. Padre Mamma Mario, che tutti siamo proposti tropica ci fa preghiera. Prima di tutto benvenuto a tutti, sono molto contento per questo evento, per questo concerto. Luigi De Salvia, che ha lavorato tanto dietro questo, e in modo particolare io ringrazio anche Marina Militare Italiana e anche i rappresentanti di tutte le religioni che sono presenti qua. Anche benvenuto a tutti voi, ancora un'altra volta. Sapete chi è San Gregorio Magno? Lui era Papa nel VI secolo, al suo tempo Roma è stata invasa dai Visigoti, Longobardi, continua guerra. In quel tempo lui è diventato Papa, prima era monaco qua, lui ha trasformato la sua casa come un monastero, lui è vissuto qua come un monaco semplice di Papa Gregorio Magno. Ora facciamo una preghiera. Signore, preghiamo per poter essere gentili, la forza per perdonare, la pazienza per essere comprensivi e la resistenza ad accettare le conseguenze, di mantenere ciò che crediamo sia giusto. Possiamo mettere la nostra fiducia nel potere del bene per superare il male e il potere dell'amore per superare l'odio. Preghiamo per avere la fede per credere in un mondo emancipato dalla violenza, un nuovo mondo in cui la paura non conduca più gli uomini a commettere ingiustizie, né l'egoismo faccia portare sofferenze agli altri. Aiutaci a dedicare tutta la nostra vita, il nostro pensiero e l'energia al compito di costruire la pace, pregando sempre per compiere il destino per cui noi e tutte le donne e gli uomini sono stati creati. A cui numerosi adolescenti, bambine e bambini, con i loro genitori avevano assistito a un concerto e particolarmente scioccante che questo cosiddetto attacco suicida sia stato diretto contro i giovani e i bambini. Preghiamo anche per il conforto di Dio per coloro che hanno sofferto la perdita di persone care per Cristo nostro Signore. Siamo felici di essere qui con voi. La banda della Marina è stata insignita nel 2014 del 4 del Cavalierato per la Pace, per i valori di pace che riesce a esprimere con la musica. Quindi siamo qui in mezzo a voi e spero di poter attraverso loro portare questo messaggio di pace dalla Marina Militare, dalla banda della Marina. Grazie a tutti. La banda apre con l'inno nazionale e dirige il maestro Antonio Barbagallo.